Ritorna dopo tanti anni la festa dell'Unità a Gela, si svolgerà alla Villa Comunale Garibaldi, Claudia Caizza, le chiedo subito come sarà articolata la manifestazione. La manifestazione sarà articolata in quattro giornate, dal 20 al 23 di ottobre e si svolge appunto come lei ha detto alla villa comunale e sarà un programma ricco di dibattito politico che verterà sui temi importanti come quello dell'agricoltura e delle prospettive di sviluppo che questo settore può rappresentare per questo territorio, non solo per Gela ma per tutta la provincia e per il territorio della, del nostro Golfo. E perché appunto la festa dell'unità è eh, di tipo provinciale e non è soltanto eh, diciamo a livello locale ma è di spicco provinciale. Quindi si parlerà di agricoltura, si parlerà di eh, scuola e di tutto il mondo scolastico, di pari opportunità e eh, anche di eh, giovani e di come il Partito Democratico intende eh, aprire e rappresentare le prospettive di sviluppo anche attraverso i giovani democratici. Ma gli appuntamenti sono pomeridiani? Gli appuntamenti sono pomeridiani dalle 18 fino a tardasera, perché oltre al dibattito politico, tra l'altro, vi sarà un intrattenimento di spettacolo come è tipico della Festa dell'Unità. Eh, però eh, al centro della, degli appuntamenti ci saranno gli incontri con personalità di, ehm, insomma, di spicco, sia a livello nazionale che regionale, del Partito Democratico, che verranno a portare eh, le novità eh, normative eh, in termini di sviluppo nei settori dell'agricoltura, ma anche della scuola e della, mh, del mondo femminile, che non mancheremo di cogliere. Ma sarà anche l'occasione per ritrovare voi l'unità all'interno del Partito Democratico, considerato che c'è un PD a gela, dati oggettivi alla mano spaccato. Noi la festa dell'unità non vogliamo parlare di, di come ritrovare l'unità, perché ci saranno eh, altri incontri come già ce ne sono stati e ci lavoriamo sempre, eh, quotidianamente. E ciò che conta è che il Partito Democratico e per chi è nel Partito Democratico lavoreremo insieme per cogliere questa opportunità perché la festa dell'unità rappresenta un'opportunità in termini di sviluppo economico e in termini di centralità di Gela come eh, città del Golfo per ehm, rappresentare alla città le prospettive di sviluppo economico che noi vogliamo eh, intraprendere Ricordiamo che si parte da domani dalle 18 Dalle 18 giovedì pomeriggio dalle 18:00 e fino a tutto domenica sera.